Ragazzi, questi arrivano i soci, venite qua, i soci fondatori, mettete vicino a... abbiamo bisogno di gente giovane. Allora, lui si chiama Gianluca, tu chi sei? Tu sei Marco, ci sono Pischelli che vengono qui all'edicola, ma da che ora sei? Ah, tu sei il numero uno. Questo è il merito, amico. Dove sei? Cappelletto, eh? 300, cioè, sembra una spia vietnamita. Incredibile, guarda, sai quelli là che si camuffavano da americani, ma non erano americani, perché erano dice, il cappello giù. Tu sei amico loro e basta, sì, tu. Sì. Tu fai il supporto suo. Sì, sì. Allora, okay. Intanto, aspetta, tu sei mago? Gianluca, no, non c'ho un nome. Bravo. Gianluca, senza che sei il mago Silver. No, sai quelli là che si chiamano il mago? No, Silvan da te, perché Silvan è l'unico giustificato, è Silvan perché è Silvan. Però gli altri, il mago, capito, Splendor, il mago Oronzo, ma che la salute, dai zitto. Un mazzo di carte è normalissimo, ok? Non è truccato. Sei sicuro? Allora, che non è truccato? Se vuoi puoi controllare. Sì, io lo dai, io mi faccio il filmato. Come ti chiami? Chang? Come ti chiami? Allora. Ok. Prendi una carta. Guardala, falla venire. Io mi giro. Ok. Che io poi me la dimentico. Ecco. Gatto. Ok. Mettila in mezzo. La metto in mezzo e non ci sono. Ok, te la ricordi? Insomma. Allora guarda, andiamo a dare la mescolata al mazzo in modo da disperdere la mazza come mescoli, Anche allora, la tua carta ovviamente vorrebbe stare ovunque. Io prendo un elastico e lo giro intorno al mazzo. Perché lo giro intorno al mazzo? Non lo so. Perché ti voglio raccontare una storia, la storia di Houdini. Conosci Houdini ovviamente. Houdini era un grande mago. Era un escavologo in particolare, ovvero ovunque si richiudeva, lui riusciva a uscire. Come usciva Houdini? Esce la carta. No, non è questa. Non è il 4 di guardie? No. Ok, allora la prendo e la metto dentro al mazzo, perché a Houdini piacevano le sfide. E che faccio? Intreccio ancora di più il mazzo. Il bello è che come usciva Houdini, esce la carta 2. È giusta? Sì, è quello. No, guarda, perché Houdini era un escapologo. Io pensavo escapologo, non che scrivo escapologo. Escapologo, non scrivo escapologo. Si sfogava la scapola e usciva. Ti posso fare un altro velocissimo? Sì, certo. Un attimo al volo perché non ho avuto neanche il tempo di allacciarmi la scarpa. Si vede? Si vede, c'è la scarpa slacciata. Sì, ecco. Scusa, slacciata. No, questo è bellissimo. Questo è bello. Poi ce l'ha lasciato. Ma questo è il numero più bello che non ho mai visto. Ma questo me lo devi insegnare. Questo è il numero che chi supera i 50, chi supera i 50, ma scherziamo, no, ma io ti amo. Ma questo è il numero principale, cioè le scarpe. Non ti abbassi e fai così! La tua moglie, senti vedi! Sta zitto! È una cosa meravigliosa, oh! Ma ce l'hai uno che tira su pure la lampo? Giovanni vuole uno pure che tira su. Ma io! Pasquale ti chiamavi? Gianluca! E poi c'ha il supporter che è non so quanto si sia visto, però la scarpa era slacciata, si è riallacciata da sopra. Per me è non so se vabbè, il trucco c'è, ma però c'è, la fa bellissimo, cioè, la mattina mi sveglio e faccio se questo mi ha proprio colpito, io lo porterei a Sanremo. Conti! Questo è il numero, è un numero che appassionerà tutti gli italiani dai 50 in su che non vogliono più abbassarsi, che non possono, perché una volta che ti abbassi rimane là. Vabbè, complimenti a bravi ragazzi. Gianluca, Gianluca e Andrea, Gianluca e Mario li vanno presentati così. Lui che si fa la scarpa. Io sono rimasto impressionato perché per me non ci sono levitazioni, sparizioni, mi hai aperto un mondo, perché si può fare, allora si può fare la scarpa.
la camicia. Io faccio tutto così a movimento. La solaia. I bottoni si mettono così. Così, ah, lo faccio a manicomio. Sta zitto. Sta zitto.